partire sul PPS, devo dire tutto il pubblico gentilissimo, siamo un po' in ritardo perché gli interventi sono corposi, importanti, cerchiamo di fare il possibile perché la parte diciamo accademicamente più interessante sta proprio arrivando adesso, quindi ringrazio anche i nostri illustri relatori per aver pazienza fino ad ora. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie naturalmente all'Ufficio Scolastico Regionale per l'invito, cercherò di essere brevissimo, di stare all'interno dei 10 minuti, anche perché il treno sta per arrivare, volevo un attimo, se riesco a far partire, non vedo l'F5, grazie. Tre quarti, visto che il tempo è un elemento importante, della mia carriera professionale passata, quindi l'ultimo quarto evidentemente comincia a far manifestare qualche criticità. Allora, in effetti il tema è problem posing e solving. Vedete che i due elementi fondamentali di questo progetto sono informatica e matematica. Certamente poi viene il resto. Credo sia importante richiamare, perché entrare nei dettagli, l'indirizzo del sito sul quale potete eventualmente scoprire esattamente cosa succede all'interno del progetto, che è a regia ministeriale, quindi è guidato dall'alto, per questo l'elemento della viralità è meno intenso che in altri contesti, in altri progetti, dove l'elemento determinante della diffusione è proprio la capacità di essere estremamente virali. Però un minimo di viralità si manifesta, tant'è vero che oggi sono circa 12.000 gli studenti coinvolti, più di 800 i docenti in senso lato, una sessantina i docenti coinvolti sull'informatica nel caso specifico, quindi la maggior parte proviene dall'area della matematica. Ma è importante richiamare, evidentemente collegandomi agli interventi precedenti, ad alcuni aspetti, senza voler enfatizzare quelle che sono le criticità del nostro come sistema paese. Questo riguarda l'impatto della scuola sul PIL, purtroppo siamo al fondo come moltissime altre statistiche. È interessante richiamare anche ad esempio uno studio che aveva fatto McKinsey e che vedremo dopo, i cui dati vedremo dopo. Adesso, prima Turrini aveva presentato la variabile, chiamiamola variabile indipendente tempo, con quel razzo che partiva. Ecco, mi ha ispirato, ho trovato molto interessante, non so se qualcuno di voi ha letto David Landes Ricchezza e povertà delle nazioni, nel quale in effetti l'aspetto demografico è centrale. C'è un altro, in realtà non è un saggio ma è un romanzo, quello di Dan Brown, Inferno, nel quale in effetti viene richiamata questa curva. Interessante, perché no, se immaginiamo che quelli siano 5 milioni e li portiamo nelle 24 ore, vuol dire che quella rampa della crescita demografica si è sviluppata negli ultimi 5 secondi, no? 24. Questo è importante per sottolineare come il tempo sia determinante. In effetti ce ne rendiamo conto, da un lato fuori di noi la tecnologia si sviluppa a un ritmo estremamente importante, alcuni paesi ne approfittano al meglio, forse noi ad oggi, vuoi per aspetti burocratici, vuoi anche per una certa difficoltà della politica a rendersi conto di certi aspetti, siamo ancora in fondo alla graduatoria. Questo era solo per sottolineare come la variabile tempo sia importante e come sia importante rendersi conto dell'effetto dei cambiamenti. Quindi questo che va a vedere la derivata prima della curva in effetti mette in evidenza come negli ultimi tempi, evidentemente l'applicazione del controllo demografico fa sì che ci sia un rallentamento di quella crescita devastante che mi sembra in Dan Brown sia poi il tema fondamentale che porta in evidenza la criticità del sistema. Non voglio entrare naturalmente nell'ambito del saggio, ma è interessante sul piano della nostra capacità di agire in termini di cambiamento questa analisi fatta da McKinsey. Forse è difficile da leggere, ma i numeri si vedono abbastanza. Sappiate che il Web Access Index del nostro paese è intorno a 54, forse meno di noi la Russia, che è poco sotto, sì, intorno ai 45-46. Se andiamo dai nostri cugini francesi siamo nell'ordine dell'80, se andiamo in Germania ancora più alta, se andiamo in Inghilterra siamo 90, oltre 90, vedete i paesi del nord. Web Access Index vuol dire come sono capaci a usare le infrastrutture, se esistono evidentemente, e come diffusa sia la cultura nel campo del
diciamo ICT, preferirei dire computing, visto che gli interventi che sono passati e che stanno per essere sviluppati a questo guardano. Questo è importante perché mette in evidenza le criticità. D'altro canto vediamo anche nell'ambito della rappresentazione del cambiamento sistemico, perché in effetti i cambiamenti sistemici di fuori del nostro paese stanno avvenendo. Prima è stato citato, alcuni hanno citato più volte i makers come espressione di quell'esigenza di interdisciplinarità che a tutti i livelli, quindi non solo nella scuola secondaria superiore ma anche nell'università, sta premendo per rendere possibile catturare un'esperienza che oggi mette insieme in modo olistico diversi tipi di discipline. Non per niente in molti contesti si sottolinea come sia importante la capacità di mettere insieme le diverse discipline in un ragionamento che evidentemente possa trarre il vantaggio delle verticalità di quelle singole nella rappresentazione di una soluzione a un problema. Quindi qui non entro in gioco, ma richiamo soltanto un processo che in Europa si sta consolidando. Vedete, qui c'è Informatics Education, il collega Giorgio Ventre probabilmente riprenderà a questo punto. Vedete come siano importanti alcune delle raccomandazioni emerse in sede europea, proprio per il fatto che la cultura, diciamo, del computing, della computer science, digital literacy e tecnologie dell'informazione siano determinanti per riuscire a competere. Cito ancora McKinsey, che in un'analisi fatta guardando l'high tech manufacturing, qui si potrebbe citare Enrico Moretti, la nuova geografia del lavoro, mentre in evidenza, vengono messe in evidenza ulteriori ritardi che alcuni paesi del sud Europa manifestano, ovviamente noi siamo tra quelli, rispetto a quelli del nord. Pensate che mentre noi siamo poco più del 2% come in termini di punti di PIL, in Inghilterra ben 10 siano i punti di PIL giocati attraverso internet nell'ambito dell'high tech manufacturing. Questo è un elemento per mettere in evidenza come in effetti questo aspetto sia importante. Qui riporto un'immagine di Obama che diceva quello che prima diceva Carlo, che riportava Carlo Tiberti: non usate solo le app ma realizzatele. Un messaggio interessante. Problem posing e solving, ci sono i due termini su cui vorrei focalizzare l'attenzione: posing da un lato e solving, perché nelle nostre scuole, anche nelle università, siamo molto attenti alla parte del solving, mentre forse più determinante oggi, e qui rientra tutto il discorso iniziato su computational thinking, è il posing. Allora, ho scoperto che posing è stato coniato da un pedagogo, filosofo brasiliano che si chiama Paulo Freire. Sicuramente qualcuno di voi troverà qualcosa che lo contesta rispetto a, ma non è importante. È importante la semantica che sta dietro a questo termine, che è l'azione di indagine, forse Socrate potrebbe insegnarci qualcosa da questo punto di vista, dal punto di vista della maieutica, l'indagine che viene fatta per capire il problema, perché per proporre una soluzione prima di tutto bisogna riuscire a comprendere e a formalizzare il problema. Quindi nel progetto vengono messe bene in evidenza questi due contesti, quello del posing e quello del solving, tutti e due evidentemente importanti in modo equivalente, ma non dimentichiamo che il posing tipicamente è quello su cui oggi i ragazzi, sia nelle scuole secondarie che nell'università, si scontrano dal punto di vista della capacità di comprendere la realtà in cui operano. Ci sono due scenari, li cito velocemente e chiudo, che sono, se volete, dal punto di vista dell'organizzazione. Vabbè, qui l'Università di Torino aveva Maple, è stato usato Maple, ma altri usano MATLAB, usano Matematica e così via. Moodle come piattaforma per la condivisione e poi l'insieme dei due che dà origine a questo ambiente di apprendimento collaborativo. Notate che qui la matematica è la linea guida, o diciamo il vettore attraverso il quale viene esaltato il ruolo dell'informatica. Nel secondo scenario si titola Computational Thinking, notate, è più problematico perché mentre per la matematica avete un sistema di riferimento in termini di strumento che è MATLAB o Maple, comunque sono tre, ne abbiamo citati tre, ce ne saranno altri, ma certamente questi sono i tre che dal punto di vista del calcolo simbolico sono più significativi. Quando entriamo nel computational thinking, il numero degli strumenti e le metodologie che si integrano sono innumerevoli.
Nell'ambito di un esercizio che ho fatto nel mio corso di, chiamiamolo, ingegneria del software, in effetti ho migliorato molto l'impatto nel momento in cui ho fatto una scelta di un ambiente che non è Eclipse. Chi si occupa di informatica evidentemente comprende la complessità dello strumento, ma è PyCharm, perché lì dentro nel corso viene utilizzato Python, peraltro utilizzato anche in Udo per sviluppare lo strumento di gestione dell'impresa. Ecco, questo per sottolineare due contesti diversi, che spiega anche come mai siano solo 60 oggi le classi e i docenti su informatica, mentre molto più numerosi, come vi dicevo, sia l'incidenza verso la matematica. Entrambe però evidentemente cooperano rispetto al perseguimento dell'obiettivo. Vi lascio con... non vado oltre, volevo solo lasciare il riferimento. Tutta l'operazione Problem Posing e Solving evidentemente ha un'origine che si lega a Informatics Europe. In particolare in Inghilterra è stato realizzato nel 2013, grazie anche alla condivisione in Informatics Europe che abbiamo citato prima, la costruzione di un curriculum che è diventato il riferimento nazionale per UK, dove in effetti il computing è presente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. A questo ci ispiriamo, ci sono evidentemente altri contesti, ma sicuramente è interessante perché è il primo esperimento così, diciamo così, generalizzato su un sistema educativo complesso come quello inglese, che non è certamente né superiore né inferiore al nostro sul piano della complessità. Chiudo con questo, ringraziandovi per l'attenzione.